Block 51 e è... Salve. Ciao, prego. Allora, mi chiamo Maria Francesca, nel 2018 ho provato a venire qui a Turismo Dentale per vedere se riuscissi a trovare una soluzione ai miei problemi. Dopo tanti anni, dopo aver provato tanti medici e tante cliniche, non ho trovato nessun tipo di soluzione. E tutti mi dicevano che non si poteva far niente perché avevo seri problemi. Log 51. A few moments later. Log 51. Vlog 51. Ciao, sicuro. Pizza. Spaghetti. Roma, Coliseo, Balcano. Papa della Roma. Mi piace questa sì. Sera. Sera. Stasera. Champagne. Champagne no? No. Martini. Log 51. Vlog 51. Cioè, venendo qui a Turismo Dentale ho visto che non era così. Praticamente, anche se sono quasi alla fine, sono già contenta perché dopo tanti anni non metto più le mani davanti alla bocca. Quando sorrido molto più tranquillamente, cosa che non facevo da tempo, perché logicamente mi vergognavo del mio sorriso, che non era un sorriso ma era una cosa veramente brutta da vedere. E quindi sono veramente contenta. Dottor Palmas è stato un medico veramente in gamba. Tutta l'equipe mi è piaciuta tantissimo e anche
i loro collaboratori praticamente sembra quasi più una famiglia che una clinica, quindi questa cosa mi è piaciuta tanto. Vlog 51. Allora, la cosa che mi ha stupito di più durante tutto questo percorso è il modo che ha avuto il chirurgo di lavorare, perché io ero abituata ad un altro genere di medico, no? Dove tutto è difficile, tutto è più lungo. Qui in poche ore ho praticamente fatto un'arcata superiore veramente senza avere un minimo di paura, mentre invece prima per una carie mi veniva da tremare o il batticuore. Cosa che non è successo qua, in effetti, perché mi sono sentita veramente al sicuro durante questa cosa. Mi chiamo Marisa Piennotti, vengo da Roma. Ho avuto dei problemi grandi con dei dentisti a Roma che parte dei denti me li hanno fatti perdere. Diciamo li ho persi un po' con le gravidanze, cose varie, però arrivati a un certo punto a Roma non riuscivano più ad aiutarmi. Mio marito, andando su internet, ha trovato voi. Io ero un po' diffidente inizialmente, però non lo so, vedendo le vostre facce su internet mi è venuta un attimino di dico proviamo, e vi ho chiamato. Dal preventivo siamo venuti, la prima volta mi sono trovata bene, 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 bene. Oggi sono di nuovo qui e devo fare domani il lavoro e credo di trovarvi ancora meglio. Vlog 51. Vlog 51. Protesista. Protesista, c'è da sorridere perché allora il protesista poi mi ha fatto sorridere diverse volte, perché io quando, siccome non ho voluto fare l'anestesia durante il montaggio della protesi, ogni tanto, come si è detto dire nel nostro paese, diciamo oi mamma, e lui mi diceva oi babbo, quindi mi veniva da sorridere durante questa cosa, no? In gamba anche lui, veramente in gamba. Veramente tutta l'equipe è in gamba, perché non è che lo dico tanto per dire, però in effetti dopo tanti anni io, ripeto, sono tornata a sorridere, veramente. Ciao carissima.